prendo atto insomma delle dichiarazioni del professor Dati che incontro qui per la prima volta, quindi mi ha fatto proprio una proposta esplicita, quindi la registrerò, magari vediamo se si riesce a portare avanti. Ringrazio il presidente che insomma mi ha detto la sua sulle questioni che gli avevo posto, quindi ha ritenuto che le mie osservazioni fossero adeguate e ha ritenuto opportuno quindi risegnalare le risposte datemi nella precedente assemblea. Segnalo però, ci cioè sono un po' così, non devo dire, non del tutto soddisfatto del fatto che io comunque ho posto come dire, un elemento sostanziale di novità, cioè comunque ho spiegato che c'è stato un passo in avanti, l'approvazione di un atto che prevede la trasparenza bancaria, insomma che fa uscire Lussemburgo dalla blacklist e la fa entrare in whitelist, quindi un intervento legislativo per prevenire le frodi e le evasioni fiscali, quindi mi aspettavo come minimo, minimo di approfondimento in più nel dare una risposta identica a quella che è stata già data in precedenza. Prendo atto anche delle non risposte, perché non vedo per quale motivo il Presidente, magari anche se riprende quelle fatte insomma nell'assemblea del 13 maggio, non vedo per quale motivo non debbano essere prese in considerazione le richieste che facciamo al rappresentante comune dei soci, dal momento che io leggo dall'avviso di convocazione che oggi al punto dell'ordine del giorno si nomina la nomina del rappresentante comune. Quindi io devo avere anche come dire, gli elementi per giudicare il pensiero della persona che devo andare a votare, della nomina insomma, che deve essere fatta. Quindi insomma, non è proprio il massimo che si possa ricevere una non risposta, visto che comunque il Presidente l'ha data. Poi del resto ci sono anche gli amministratori, sindaci, dirigenti. Io mi aspetto non so, una qualche risposta in qualche maniera, insomma, se no, la vostra presenza qui ha un senso. Non è neutra. Se venite chiamati in causa, questa è l'occasione per parlare. Io non ne ho altre. Non posso, credo che sia, come dire, un intasamento dell'attività legislativa chiamarvi in audizione al Parlamento italiano. La Commissione Finanze magari potrebbe essere fatto. Questo lo facciamo, ma semplicemente per avere un confronto diretto con quelli che sono i rappresentanti del primo gruppo bancario italiano. Voi risultate Unicredit, come ho già detto nell'assemblea del 13 maggio 2014, risulta al 43esimo posto tra le 147 multinazionali e istituti finanziari, intermediazione finanziaria più influenti del pianeta, secondo la classifica fatta da uno studio di Gutfelder pubblicato su New Scientist dal titolo The Corporate of Global Control, quindi direi che ha un senso quello che veniamo a proporre qui. Ha un senso, naturalmente, è una risposta anche il silenzio, ne prendiamo atto e faremo le nostre considerazioni di conseguenza. Vi ringrazio.